Salve, mi chiamo Romano Romanino, sono un coordinatore di programma in un centro di solidarietà sociale, quindi in una comunità terapeutica per il recupero di tossicodipendenti e alcoldipendenti. Nello stesso tempo ci occupiamo di risolvere tutti quelli, nel limite ovviamente delle possibilità, speriamo che saranno tanti, tutti quelli che sono i problemi relativi all'aiuto sociale in generale. I ragazzi che noi andremo ad seguire per il tentativo del recupero saranno ragazzi liberi o provenienti dalle prigioni. Alla luce di tutto questo, sento quindi la necessità di dare il mio piccolo contributo in un campo dove ho maturato esperienze piccole ma dirette. Da qualche tempo e dopo una serie di vicissitudini mi sono trovato ospite in un centro di accoglienza per tossicodipendenti e alcoldipendenti. Ho sempre considerato, quando vivevo nella società per bene, queste persone come dei fannulloni, senza valori, pronti a distruggersi e a distruggere per il solo fine del facile guadagno, o perché spinti a uscire da realtà difficili, di degrado e di emarginazione. Quindi non li consideravo e li evitavo. Oggi, avendo vissuto con loro per circa un anno e mezzo, ho potuto capire, valutandoli, alcuni aspetti della loro scelta. Quasi sempre sono ragazzi interiormente deboli, con atteggiamenti da duri e pronti al confronto di disputa, usando atteggiamenti emulativi e forzati. Sono giovani con un passato difficile, duro, vivono il più delle volte in quartieri degradati ed in contesti di emarginazione, il più delle volte senza genitori o con uno di essi, senza una guida amorevole e sicura, abbandonati da tutti, non aiutati dalle istituzioni, senza scolarità. Questi ragazzi seguono ed imitano falsi miti e comunque rimangono sempre deboli e vulnerabili. Lo scaltro spacciatore che sa di vincolarsi e che ha scelto questa vita li avvicina e se ne fa preda, li illude, li incoraggia verso un cammino fatto di illusioni. Lo scaltro raggiunge il suo obiettivo, spillare loro sempre più soldi. Il debole si distrugge, convinto che il paradiso artificiale garantito da quelle sostanze illusorie risolverà i suoi malesseri, le sue sofferenze, le sue incertezze, le sue timidezze. Non sa che è tutto falso, che la sua sicurezza è sintetica e dura poco. Sempre perseguitato dallo scaltro, sarà piano piano spinto alle più turpe e malavitose azioni per far soldi. Diventerà un ladro, un assassino, indotto infine allo squallido spaccio, che porterà come conclusione il debole verso il percorso automatico che è quello della prigione, accumulando ovviamente condanne sopra condanne. Il debole a questo punto ha distrutto la sua vita, quella dei suoi familiari. E non trova più spazio nella società per bene, è finito. E chissà se chiuso nella sua disperazione saprà o si porrà le giuste domande. Perché sono finito così? Perché nessuno mi ha fermato? Perché non ho saputo dire di no? Cosa sarà del mio futuro? Un giorno, seduto su una panchina della comunità, parlavo del fenomeno con un operatore del centro che segue questi sfortunati ragazzi. Ponevo delle domande per tentare di capire il fenomeno di questo abbruttimento, di questo degrado. Ad un certo punto Gaspare mi fa una confidenza, mi dice: "Vedi, anch'io sono stato uno di loro. Anch'io all'età di 5 anni ho perso il padre. Sono il terzo di 4 fratelli. Ho vissuto in un quartiere degradato. La mamma a quel tempo ha dovuto occuparsi a tempo pieno del lavoro. Le spese erano tante. Nessuno di noi lavorava. Alla sera la mamma rientrava stanca e non poteva seguirci in modo completo. Le mie esperienze maturavano in strada, con amici più grandi di me. Nessuno correggeva i miei sbagli, i miei atteggiamenti, le mie scelte.
ero un promettente sportivo, avevo una ragazza, andavo regolarmente e con profitto a scuola, mi raccontava Gaspare. Ma dopo il servizio militare è cambiato qualcosa. Sono diventato preda della maledetta sostanza, per gioco e per curiosità. Invitato da Scaltri a provare quello che molti dei miei compagni già usavano. Nessuno in passato mi aveva informato adeguatamente sulle conseguenze negative che dava lo sballo provocato dal semplice fumo. Nessuno mi aveva informato che dalla canna si passa velocemente ed inesorabilmente alle sostanze più tossiche. Nessuno mi aveva detto che con la sola volontà non ne sarei uscito tanto facilmente fuori. E inconsciamente incominciai ad imitare i grandi. Per me fu la fine. Non riuscivo più ad ottenere risultati nello sport. La prima porta chiusa. Il sogno va in frantumi. Perdevo la ragazza, la seconda porta chiusa. Continua Gaspare, abbandonavo la scuola, perdevo la stima e la fiducia della famiglia. Inevitabilmente l'unica porta aperta fu quella della prigione. Ero al degrado. Pur non rendendomene conto, mi trovai davanti al primo giudice per furto ed accumulai diverse condanne. Finché un giorno, con le ultime disperate forze, cercai aiuto. Mi misero in contatto con una comunità. Incontrai per la prima volta un angelo. Era un coordinatore di programma. Mi guardò e capì che aveva capito. Chiedevo aiuto e amorevolmente mi diede una mano. Mi inserì in una comunità da lui diretta e poco dopo iniziai, con le mie forze e con l'aiuto del programma, ad uscire mentalmente e fisicamente dallo schifo. Oggi, dopo aver vinto la mia dipendenza, sono completamente fuori dalla droga e sono diventato un operatore del centro che mi ha curato, che mi ha salvato. E quindi gestisco ed aiuto altri ragazzi ad uscire dalla maledetta spirale. Gaspare è diventato un esempio, un testimone, quindi ci si può riuscire. Ecco perché mi sento in grado di testimoniare. Vedi ragazzo, io ho 57 anni, ho vissuto tragedie più grandi di me, ma mai ho pensato di risolverle vilmente con la droga o con l'alcol o con il suicidio. Non sarebbe servito a nulla, anzi avrebbe peggiorato la mia situazione. Se perdi il contatto con la realtà non puoi più affrontarla. Ascoltami. Resta timido, impacciato. Se non riesci a conquistare ragazze, non importa. Verrà il tempo in cui con l'esperienza riuscirai a fare tutto quello che vuoi e la vita sarà diversa. Non cercare forzature, neanche le più piccole o quelle considerate leggere. La sola canna ti spinge velocemente al degrado. Non essere convinto e non ti far convincere che ce la potrai fare da solo ad uscire dal vizio. Rimani quello che sei ed aspetta il tempo. In modo naturale ti darà quello che la droga ti illude di raggiungere in fretta, distruggendoti. Non pensare che l'esempio di Gaspare sia facile da seguire. Lui ce l'ha fatta perché ha incontrato le persone giuste. Non giocare con la tua vita, non ne vale la pena. Se vuoi, vieni a confrontarti. L'angelo che hai incontrato, protetto e salvato Gaspare è qui con noi. Se sei all'inizio, lo smetterai. Se sei preda della dipendenza, ti potrai salvare. A risentirci.